In questo file c'è la dimostrazione, per esempio, che l'espressione dell'energia potenziale della forza elettrostatica è questa. La costante dell'elettrostatica, le cariche diviso la loro distanza. Senza studiare in dettaglio questa dimostrazione, vediamo solo il senso logico. C'è la carica Q minuscolo che si sposta da un punto a un altro, da A a B, seguendo per esempio questo percorso. Mentre si sposta, l'altra carica gli fa una forza, le fa una forza F, la forza elettrostatica. Andiamo a calcolare, pezzetto per pezzetto, quindi spostamento per spostamento, il lavoro che fa questa forza elettrostatica sulla carica Q piccolo che si sposta su questo percorso. Quindi pezzetto per pezzetto facciamo il calcolo del lavoro, sommando tutti i piccoli lavoretti. Utilizziamo la formula questa qua che abbiamo visto in un precedente video, quindi sommiamo tutti questi piccoli lavori, la forza prodotto scalare per il piccolo spostamento, i piccoli passettini che fa questa carica spostandosi. Saltando tutti i dettagli, quando noi terminiamo di fare questo calcolo, ci troviamo di fronte a un'espressione di questo tipo. Il lavoro che ha fatto la forza elettrica è questa quantità meno quest'altra. Quindi è la stessa quantità calcolata prima in posizione A meno quella quantità calcolata in posizione B. Allora, se noi questa espressione, questa quantità KQQ su R la chiamiamo U, e quindi è l'energia potenziale elettrostatica, allora abbiamo l'energia potenziale elettrostatica calcolata in A, UA, meno l'energia potenziale elettrostatica calcolata in B. Ecco come viene fuori l'espressione dell'energia potenziale elettrostatica. Si fa il calcolo del lavoro che fa la forza elettrostatica e alla fine del calcolo viene fuori l'espressione dell'energia potenziale. Viene fuori l'energia potenziale in A meno l'energia potenziale in B, cioè nel punto iniziale meno il suo valore nel punto finale. Ed ecco qui che il lavoro della forza elettrostatica quindi è venuto, che si può calcolare come differenza del valore dell'energia potenziale in A meno l'energia potenziale in B. E il calcolo del lavoro ci dice anche qual è l'espressione dell'energia potenziale, in questo caso della forza elettrostatica, è questa. Quindi questo file noi non lo vediamo in dettaglio, serve solo a capire il senso logico. Io calcolo il lavoro della forza conservativa che sto considerando, qui è la forza elettrostatica, e è il calcolo stesso che mi dice qual è l'espressione dell'energia potenziale di quella forza. In questo caso l'energia potenziale elettrostatica. E dal calcolo stesso mi viene fuori la differenza tra l'energia potenziale elettrostatica all'inizio meno l'energia potenziale elettrostatica alla fine. Quindi se io voglio calcolare il lavoro della forza elettrostatica non devo fare veramente questo calcolo qui, non è necessario. Una volta che io conosco l'espressione dell'energia potenziale, in questo caso elettrostatica, è sufficiente che io calcolo l'energia potenziale elettrostatica in A, faccio il valore in A meno il valore in B e ho il lavoro che ha fatto la forza elettrostatica.